L'analisi statistica richiede dati numerici. Allora, a volte i dati diciamo, vengono raccolti direttamente appunto, nel formato numerico, ma in alcuni casi è necessario un pre-processing per trasformare le informazioni in numeri, diciamo, per passare dalla versione analogica alla versione digitale. Chiaramente, per il fatto che un'immagine, una canzone stanno in un computer o in uno smartphone, beh, questo significa che quell'immagine, quella canzone sono state codificate in numeri. Quindi, ad esempio, per quanto riguarda le immagini sono fatte da pixel, e quindi, da un punto di vista informatico, questa immagine è identificata da una successione di pixel con le loro coordinate e intensità dei colori. E quindi, tramite questa trasformazione delle immagini in numeri, è possibile poi sottoporre le immagini a un procedimento di analisi statistica. Stessa cosa vale per i testi. Se io voglio analizzare dei testi, li devo tradurre in numeri. Ci sono molti modi di farlo. Uno di questi, ad esempio, consiste nel contare le ripetizioni delle parole. Quindi, ad esempio, se ho gli annunci di agenzie immobiliari, potrei contare quante volte vengono ripetute certe parole chiave, come ad esempio soggiorno, posizione, giardino, e farmi un'idea, ecco, delle parole che vengono utilizzate negli annunci. Naturalmente si possono fare cose più sofisticate andando a studiare poi la sintassi. E questa, diciamo, questo è un campo applicativo che sta sviluppando molto rapidamente, perché mentre in passato era molto laborioso raccogliere un database di testi, perché uno doveva prendere un libro, un giornale e a mano riversarlo sul computer. Ma adesso, nel mondo digitalizzato, esistono milioni e milioni di testi già disponibili in formato elettronico sul web, quindi non ci vuole niente. E quindi questo qui ha dato il via a tutto questo ambito dell'analisi dei dati in forma di testo. Cosa sono questi big data? Se ne parla molto. Sono questi dataset grandi e complessi che sono sempre più frequentemente disponibili. Sono ad esempio i dati prodotti dall'attività su siti web. Tutte le volte che noi ci muoviamo sul web, produciamo dei dati, perché noi clicchiamo, scriviamo, e quindi diciamo, tutto il nostro comportamento produce dati. L'Internet of Things, quindi l'Internet delle cose, tutti quei sensori che sono collegati a Internet e trasmettono dati, questi sensori possono stare sui macchinari di un'azienda, ma ormai con lo smartphone li abbiamo in tasca, tutti questi sensori. Quindi, per esempio, il GPS del nostro telefono trasmette in continuo la nostra posizione. Oppure possiamo, ad esempio, utilizzare un software per l'attività sportiva, e allora questo registrerà i minuti di camminata, i minuti di corsa. C'è del software che ci consente di misurare il battito cardiaco, eccetera, eccetera. Quindi dati, 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 dati. Ok? Quindi sempre più dati a disposizione. Le immagini da satellite, quindi voi pensate che sopra la nostra testa ci sono tantissimi satelliti che di continuo fanno immagini del pianeta Terra. Pensate a tutta la diagnostica per immagini, ad esempio le TAC, le risonanze magnetiche,
Tutte queste immagini che servono per le diagnosi. Quindi tutto questo fa parte di questa grande massa, di questa grande massa di dati. L'attività sui social network, che questo è un settore molto, molto in espansione, perché adesso molte persone passano una parte della loro vita sui social network, quindi scrivendo le loro opinioni oppure mettendo mi piace, e quindi si può capire molto della vita delle persone, delle loro opinioni, delle loro attitudini, studiando appunto il comportamento sui social network. Definizione di big data, beh, ce ne sono molte definizioni. Una definizione base molto semplice è che i big data sono dati caratterizzati da queste tre V: volume, velocità, varietà. Volume perché sono dati che tipicamente si riferiscono a molte unità statistiche, molte variabili, molte misurazioni nel tempo, quindi sono dati anche da una certa dimensione, da un punto di vista del file, dal punto di vista informatico. Velocità, perché questi dati tipicamente si aggiornano rapidamente. Quindi, ad esempio, se io voglio monitorare l'attività delle persone sui social network, questa attività si svolge in continuo, quindi di continuo ci sono degli aggiornamenti. Come pure se voglio seguire il movimento delle persone tramite GPS del telefono. Quindi sono dati che si aggiornano in continuo. E poi la varietà, perché i dati sono si presentano nelle forme più diverse, quindi ci sono misurazioni, ci sono dei testi, delle coordinate geografiche, delle immagini, e quindi c'è un'enorme varietà. E quindi questi big data pongono delle sfide. Pongono delle sfide che richiedono di mettere insieme competenze sia di statistica che di informatica. E infatti si parla di data science, la nuova scienza dei dati. E quindi è una scienza multidisciplinare, perché la sfida è talmente grande che servono competenze diverse. Faccio un esempio dell'analisi dei tweet. C'è una società, si chiama Voices from the Blogs, che analizza l'opinione degli italiani espressa tramite i tweet. Questo è il sito web. Questa analisi si basa sulla cosiddetta sentiment analysis, che è una metodologia che consente di addestrare un algoritmo alla classificazione di tweet. Per esempio, i tweet vengono classificati in neutri, positivi e negativi. Qui ci sono, vedete, degli esempi. Chiaramente come si parte? Si parte con delle persone che fanno questa classificazione, quindi leggono e classificano. Però è chiaro che le persone hanno una capacità molto limitata. I tweet sono migliaia, migliaia, e arrivano molto, molto rapidamente. Quindi non si può pensare di far svolgere questo lavoro di classificazione delle persone. Ecco che si addestra invece un sistema automatico che piano piano impara e riesce a classificare in maniera soddisfacente i nuovi tweet che arrivano in neutri, positivi e negativi. In questo modo si può fare una valutazione di cosa pensano gli utenti Twitter su temi caldi, quindi su, per esempio, l'immigrazione, su diritti sociali, oppure l'esame di maturità, o diciamo, qualunque tema ci sia all'ordine del giorno, le persone esprimono la loro opinione tramite tweet. Quindi in questa maniera si ha una fotografia del pensiero degli italiani. Ad esempio, questo qui è un'analisi fatta da questa società che riguarda l'analisi della felicità in Italia. Che cosa hanno fatto? Hanno costruito un indice, hanno chiamato iHappy,
Quindi ogni tweet è stato classificato in base al grado di felicità che esprime e quindi si è costruita una mappa d'Italia, vedete, eccola qua, dove il colore più chiaro indica più felicità. Quindi più felicità, qua vedete Emilia-Romagna e Puglia, meno felicità, ad esempio, vedete la Lombardia e il Lazio. Questo era il 17 maggio 2014, quindi l'indice di felicità in Italia era il 52,5%, quindi il 52,5% dei tweet erano felici. Il 18 maggio vedete che siamo un balzo, si passa al 67,6%, quindi un momento importante dell'indice di felicità. E uno si chiede cosa è successo tra il 17 e il 18 maggio. Beh, è successo che la Juventus ha vinto lo scudetto, e quindi evidentemente molti juventini in giro per l'Italia hanno espresso la loro felicità. Ora, veniamo a un punto molto importante sulla genesi dei dati statistici, perché noi abbiamo detto che la statistica si fonda sull'analisi dei dati e questi dati da dove provengono? Come vengono raccolti? Questo è il punto fondamentale, perché se i dati sono di buona qualità, allora si può fare un'analisi che porta a conclusioni attendibili, ma se i dati sono di scarsa qualità, alla fine i risultati non saranno attendibili. Nonostante lo statistico possa essere il più bravo del mondo, ma se i dati a disposizione sono di scarsa qualità, alla fine non è che si può fare molto. La modalità di rilevazione è fondamentale perché determina il contenuto informativo dei dati. Quindi voi dovete pensare che i metodi statistici consentono di estrarre informazioni dai dati e metodi migliori estraggono più informazione. Ma ovviamente non si può estrarre informazione che non c'è nei dati. Per dire, nessun apparecchio per l'estrazione di succo può estrarre succo d'arancia da una carota. Quindi questa è un'osservazione, diciamo, banale, che però è fondamentale e spesso ci si dimentica di questa cosa così basilare. E quindi molti dei fallimenti nell'analisi dei dati derivano dalla cattiva qualità dei dati. Ora vediamo quali sono le principali modalità di rilevazione dei dati, che sono gli esperimenti, gli studi osservazionali e le indagini campionarie. Nell'esperimento il ricercatore interviene manipolando la realtà. Quindi, per esempio, assegna un paziente al farmaco A piuttosto che al farmaco B. Quindi c'è l'esperimento, vuol dire che si estrae per il paziente tal dettagli, si estrae a caso quale farmaco lui in questo esperimento deve prendere. Nello studio osservazionale, invece, il ricercatore non interviene, ma si limita a osservare la realtà. Questo è, diciamo, molta della scienza, poi si basa semplicemente sull'osservazione, come vedete qui dall'immagine, è chiaro, se uno fa riferimento ad esempio all'astronomia, è chiaro che uno non può fare esperimenti, si limita a osservare quello che succede, ma questo è vero anche nella maggior parte delle situazioni con gli esseri umani, perché in molte situazioni noi non possiamo fare degli esperimenti forzando le persone a fare certe cose, ma semplicemente osserviamo quello che le persone fanno spontaneamente. Ecco, questa distinzione è importante. Perché è importante? Perché l'esperimento consente di trarre conclusioni più attendibili rispetto a uno studio osservazionale.
Allora, un esempio di esperimento è testare un farmaco che riduce la pressione. Quindi un'azienda farmaceutica propone un nuovo farmaco dicendo che riduce la pressione. Prima di poter mettere in commercio questo farmaco, bisogna fare un esperimento per vedere se questo è vero. E come si fa l'esperimento? Beh, si prende un insieme di persone che vengono reclutate nella sperimentazione. E poi a caso queste persone vengono divise in due gruppi. A un gruppo si dà il farmaco nuovo, e a un altro gruppo nessun farmaco oppure il farmaco standard. Alla fine si confrontano i due gruppi e si analizzano le differenze. E se ci sono delle differenze sistematiche nei risultati dei due gruppi, beh, queste sono dovute al trattamento, quindi in questo caso al farmaco. Nello studio osservazionale, invece, non si effettua l'assegnazione del trattamento, ma le persone scelgono, il trattamento. Quindi, ad esempio, mi chiedo se gli zuccheri causano la carie. Sì, lo sappiamo che è vero, ma quanto? Qual è la relazione quantitativa tra consumo di zucchero e carie? Allora, gli individui qui scelgono il trattamento, quindi gli individui scelgono liberamente quanto zucchero consumare. C'è una autoselezione al trattamento. E allora, che cosa accade? Accade che le differenze tra due gruppi, immaginiamo, diciamo, per farla semplice, che ci siano due gruppi, persone che consumano tanto zucchero e poco zucchero, fissando una soglia in qualche modo. Ebbene, questo trattamento, consumare molti zuccheri o pochi zuccheri, in realtà, siccome non è assegnato a caso dal ricercatore, questo trattamento, risulta correlato con altre caratteristiche delle persone, per esempio sesso, età, stile di vita, fattori genetici. E allora, se io trovo una differenza, nello sviluppo di carie tra i due gruppi che consuma tanto, tanti e pochi zuccheri, beh, in realtà non sono sicuro se questa differenza è dovuta allo zucchero in sé, perché questi due gruppi sono diversi non solo per il consumo dello zucchero, ma anche per sesso, età, fattori genetici e chissà quante altre cose, ok? E quindi i risultati di uno studio osservazionale vanno presi con le molle. Ecco dunque che gli esperimenti sono il gold standard, quindi sono il mezzo per ottenere risultati attendibili e in alcuni casi, come lo studio dei farmaci, gli esperimenti sono pratica corrente e sono obbligatori per l'approvazione da parte delle autorità sanitarie. Tuttavia, in generale, gli esperimenti vengono condotti di rado perché ovviamente sono molto costosi. Vanno pianificati accuratamente e richiedono tempo e non sono eticamente accettabili quando si vuole valutare l'effetto di un trattamento che si presume dannoso. Ad esempio, non si possono fare esperimenti sui danni derivanti dal fumo, perché non è eticamente accettabile un esperimento in cui si forzano delle persone a fumare. E questo vale per tutte le sostanze nocive. Ci sono tantissimi sospetti cancerogeni, sostanze che appunto si sospetta siano cancerogene, però non si può fare un esperimento sugli esseri umani, lo si fa sulle capie, ma non lo si può fare sugli esseri umani. E quindi, in mancanza di esperimenti, è più faticoso giungere a delle conclusioni attendibili. Quello che voglio, far notare è che, oggigiorno, ci sono tantissimi dati a disposizione. Per esempio, dati sul web, si trovano dati di ogni sorta, a poco prezzo, quindi c'è una montagna di dati, su tantissimi aspetti. Però, ecco, questi dati, sono prodotti in maniera spontanea, quindi sono degli studi osservazionali, non sono degli esperimenti. E quindi, anche se si tratta di tanti dati, la loro, diciamo, attendibilità alla fine è scarsa. Il punto fondamentale è che se io voglio valutare delle relazioni causa-effetto, quindi se
quel farmaco fa passare quella malattia molto meglio pochi dati da un esperimento che tanti dati generati in modo non controllato.